Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come oh, anzi, non ti dimenticare di dirlo, eh. Ah, oh, e mo lo dico, dammi un attimo. Allora, voglio parlarvi di due cose. Per prima cosa, so che tanti di voi hanno provato a contattarmi. Ho gli Instagram messages veramente intasati, così come Facebook. Quindi se volete una risposta il più rapido possibile, se è una domanda sui programmi personalizzati oppure i servizi di dieta e di allenamento, scrivete all'email qua sotto muscoliavita@gmail.com. Invece se è una domanda legata al fitness e che posso rispondere rapidamente, allora fate due cose: o mi inviate un Instagram message, anche se veramente ne ho tantissimi, oppure commentate sotto l'ultima foto di Instagram ogni singola volta che posso, perché provo nei primi 10, 20, 30 minuti, ma anche di più, a rispondere a ogni singolo commento. Quindi se è una cosa rapida, fate in quel modo. Seconda cosa, sto iniziando una collaborazione con MyProtein. Adesso non è niente di certo al 100%, non c'è niente di confermato, però siamo in un dialogo. Ovviamente io quindi presenterò dei prodotti all'interno del mio video, ma già mi conoscete, non starò qui a spalmarvi di prodotti, di discount code, di cose simili. Semplicemente lo sapete, MyProtein la sto utilizzando come compagnia, come prodotti da 4-5 anni. Se andate a vedervi tutti i miei video, se andate a vedere le mie foto di un sacco di tempo fa, quando sono venuto qua in UK, ho iniziato a usare i loro prodotti, mi piacciono un sacco, sono prodotti verificati da LabDoor, quindi... Così come examin.com è per la ricerca scientifica sui nuovi integratori, LabDoor fa i vari test di qualità su tutti gli integratori che vendono e sono, mi sembra, in seconda posizione, comunque molto molto alto. Ho rifiutato tanti altri sponsor appunto alimentari o comunque di cibi integratori e ho deciso di andare per MyProtein perché sto facendo vedere i prodotti da 5 anni, li compro io, ho speso un sacco di soldi già nei loro prodotti perché veramente credo in questa compagnia. Quindi vediamo se nasce una collaborazione o che cosa. Comunque tranquilli, non vi spammerò di niente, rimango sempre uguale. Detto questo, iniziamo con questo Q&A. Prima domanda di Luigi Maranzana. Intanto, bel canale, motivante e scientifico allo stesso tempo, grazie mille. Cosa ne pensi delle combinazioni vegane per il bodybuilding? Allora ragazzi, non c'è assolutamente problema se siete vegetariani o vegani ad ottenere ottimi risultati in palestra. Lo vedete perché ci stanno tanti altri youtuber vegani, magari non in Italia ma un sacco in America o comunque in Inghilterra. Ce ne stanno tantissimi e fanno comunque un sacco di gains. Per quale motivo? Perché in realtà non bisogna per forza di cose prendere le proteine dalla carne. Anzi, in realtà se noi consumiamo carne ogni singolo giorno, in realtà non è nemmeno così sostenibile. Infatti, se siete vegani o vegetariani, l'importante è che riuscite comunque a colpire un adeguato numero di proteine e di micronutrienti che magari non trovate semplicemente mangiando verdure. Quindi comunque dovete includere integratori di proteine, di soia, di pea protein, queste cose qui. Ovviamente serve bilanciare la dieta, quindi non mangiate semplicemente le barrette vegane perché pensate che sia sano, perché non è sano. Quindi comunque anche se siete vegani o vegetariani dovete stare molto attenti, potete eliminare i cibi ma provate comunque a prendere le vostre proteine da più fonti possibili, di variare un sacco i legumi che mangiate, quindi provando a colpire i macronutrienti e le calorie con i cibi che potete o che volete mangiare senza far solamente uso di barrette proteiche vegane eccetera eccetera. Ricky Micle dice: ciao Giulio, stai pensando di collaborare con qualche youtuber italiano? Allora, in realtà adesso sono in contatto con un paio di youtuber qui in Italia, però sto ancora pensando, non sono sicuro di con chi voglio collaborare, perché ovviamente noi abbiamo costruito insieme questo canale e io voglio portare solamente contenuti di qualità, interessanti, che vi possano motivare ed aiutare, che è quello che sto provando a fare sin dall'inizio. Quindi ovviamente ci sono un po' di youtuber con cui mi piacerebbe un sacco collaborare. È ancora tutto in fase, diciamo, di planning, quindi non è niente di concreto, ma se voi avete qualsiasi, con chi pensate che potrei fare una collaborazione, fatemelo sapere nei commenti, veramente l'apprezzerei. Senza gettare merda su nessuno, quali youtuber nell'ambito del fitness stranieri ritieni più esperti e che non fanno uso di sostanze? Allora, purtroppo nell'ambito YouTube e del fitness succedono due cose, che in realtà quelli più esperti, che hanno più informazioni legate al fitness, purtroppo tendono a non essere bravi col marketing o tendono a non essere così bravi col content, oppure semplicemente hanno un fisico mediocre o comunque non in massimo, che non è paragonabile con altri youtuber che hanno magari un fisico assurdo e che però allo stesso tempo non ne sanno così tanto. Quindi c'è un po' questo sbilancio che vedo ed è molto difficile trovare uno youtuber che si concentra sia sulla ricerca scientifica, che riesce a proporre buoni contenuti e che ha un fisico abbastanza invidiabile, e veramente questi qua si contano sulla dita di una mano. Non parliamo poi di tutti gli altri youtuber che esistono, che fanno chiaramente uso di sostanze dopanti, che sì, all'occhio di un inesperto magari non se ne rende conto, però agli occhi di chi fa in palestra, che si allena per uno o due anni, noi lo notiamo. Quindi veramente si conta sulle dita, sulle mani.
personalmente penso i soliti Rob Lipset, Christian Guzman, Student Aesthetics, loro mi sembrano abbastanza naturali e portano comunque contenuti molto molto interessanti e motivanti e dicono anche le cose come stanno veramente, quindi direi loro. Poi ci sta anche ovviamente Jeff Nippard, che veramente lui riporta un sacco di ricerca scientifica e che sto iniziando sempre di più a vedere i suoi video perché sono veramente informativi, però tutti i loro video si basano su dietro le scene, su Dr. Brad Schoenfeld, Eric Helms, molto della loro ricerca, quindi vi consiglio di guardarvi anche loro, quindi direi 3DMJ, quello è un canale che consiglio a tutti, Revive Stronger, che è un podcast, diciamo, di un ragazzo che fa delle interviste a tutti questi super esperti del natural bodybuilding, sono in inglese però vi consiglio molto. Farai qualche raduno in varie città italiane, Fit Food, Gym Fat Food. Allora, certo, quest'estate abbiamo in programma di viaggiare in Italia sia io che Sammy, che come sapete è il mio partner in Muscoli a Vita, vogliamo andare per ora soprattutto a Roma e a Milano, perché penso, guardando le mie statistiche, molti di voi stanno o a Roma o a Milano, anche un po' a Napoli, però quest'estate in programma Roma e Milano, quindi se ci siete fatemelo sapere, per favore venite che sennò sto da solo. Pierpaolo dice: lo so che dipende da persona a persona, ma mediamente quanto tempo serve per vedere i primi risultati significativi? Allora, questo dipende tutto. Se tu inizi seguendo un programma di allenamento corretto, ad esempio quelli che trovi sul sito, e una dieta corretta, che non vuol dire una dieta pulita, ma vuol dire una dieta con un bilancio energetico e con i macronutrienti impostati secondo il tuo obiettivo, se inizi il primo anno puoi veramente fare dei gains incredibili, più o meno anche 10 kg di massa muscolare magra in un anno. Poi ovviamente piano piano che ti avvicini al tuo limite di potenziale genetico, ovviamente si riduce quanta massa muscolare puoi mettere col passare del tempo, quindi dai 10 anni del primo anno fatto perfettamente diventano 5 kg, possono diventare 3 kg ed eccetera eccetera. Da principiante puoi fare dei super gains, si chiamano newbie gains. Poi piano piano che passa il tempo purtroppo farai meno, otterrai meno risultati, dovrai metterci più fatica, più sforzo per ottenere tanti risultati, ma io dico, se fate tutto bene in un primo anno trasformerete il vostro fisico come pensate. Ovviamente la genetica influenza tantissimo. Se tu inizi e il tuo amico iniziate, andate in palestra, fate la stessa cosa, alzate gli stessi carichi e notate che uno di voi progredisce molto meglio, il fisico risponde molto meglio, quindi ovviamente c'è anche questa cosa di genetica. Io vi concentro, voi concentratevi su voi stessi, fate le cose correttamente, nel primo anno noterete tanti risultati. Swaggy Sniper, meglio mono o multifrequenza? Lo sapete già se mi seguite, multifrequenza tutta la vita. La monofrequenza può funzionare, però un sacco di ricerca che è stata fatta chiaramente dimostra che la multifrequenza è migliore per un lifter naturale rispetto alla monofrequenza. Questo cosa vuol dire? Che se tu in monofrequenza stai ottenendo i risultati, in teoria se tu passi alla multifrequenza noterai ancora più risultati. Quindi veramente ti consiglio, se stai facendo monofrequenza, provare la multifrequenza, perché quella, come natural, tanta ricerca dice che almeno 2 volte a settimana dovresti colpire ogni gruppo muscolare se vuoi ottenere i massimi risultati. Silver Seven, hai mai pensato di smettere di allenarti? Ciao bro, no, non penso che mai smetterò di allenarmi, perché mi piace troppo, è la mia ora di meditazione, mi piace un sacco sentire il pump, sentire che lavoro, è l'ora che ho per me e penso che proverò a farlo fino, non so, magari anche 80 anni, chissà. Claudio Barsa chiede, ma ogni quanto sgarri e se lo fai quanto mangi in termini calorico? Allora, di solito quando seguivo la dieta da bro, quindi nei primi 2 anni sgarravo praticamente ogni 2x3, quindi facevo 2 o 3 giorni veramente restrittivi, riso, pollo, broccoli, verdura, praticamente 0 carboidrati e poi facevo questi binge eating. Da quando sono passato alla dieta flessibile, dato che posso includere ogni singolo cibo che voglio, sgarro molto di meno, cioè veramente magari sgarro una volta ogni mese, ogni 2 mesi, cioè pochissimo in confronto a prima, perché non ne ho proprio bisogno, perché posso mangiare quello che voglio quando voglio, a patto che lo faccio rientrare nella dieta. Quindi non sgarro mai, e quando sgarro non sono quelle sgarrate di 5.000 calorie sopra il vostro fabbisogno giornaliero, letteralmente magari vado a 3.500 invece di 2.500, che comunque in termini di composizione fisica, in termini di salute, fa solo cose buone per l'allenamento, perché il giorno dopo spacchi in palestra e non ha veramente degli effetti negativi. Quindi consiglio a tutti questa dieta flessibile, è per questo che ho deciso di farlo, molto più sostenibile, la mia relazione col cibo è molto migliore, non ho questi sbalzi di binge eating, veramente solo cose positive. Jebbo02 dice: ciao Giulio, io ti volevo chiedere se non ti è mai venuto in mente di scrivere un libro che dà consigli sul fitness, così da unire tutti i tuoi video in un unico solo libro. Questa è un'ottima domanda, in realtà ho in programma di scrivere un libro, ma non per vendere un libro per forza di cose, ma veramente perché penso, uno, ho fatto un sacco di errori,
Due, ho imparato tanto e continuo a imparare. Non è una cosa, non mi fermo mai. Quindi continuo ad ascoltare podcast, continuo a leggere la ricerca scientifica, Dr. Bradshaw, Eric Helms, e nei miei video provo a rispecchiare appunto l'ultima ricerca scientifica in modo da aiutare tutti voi. Penso che ho fatto, che ho imparato tantissimo da questo mio percorso fitness. Penso che tanti di voi, e soprattutto in Italia, potrebbe un libro potrebbe cambiare la vita di tanta gente. Però ovviamente è un programma in futuro. Magari se avete delle idee, se pensate che lo dovrei fare, anche quello fatemelo sapere nei commenti, perché ovviamente mi richiede un sacco di tempo e di sforzo, però sicuramente voglio scrivere un libro. Manuel Esposito 03, dove pensi di arrivare a livello di fisico? Ti fermerai oppure diventerai sempre più grossi? Bella, bella Manuel. Allora, in realtà sono abbastanza felice del mio fisico, nel senso che veramente l'ho visto trasformarsi in questi ultimi 2 anni, rispetto a prima che non avevo fatto niente. Però non sono ancora soddisfatto al 100%, penso che comunque posso migliorare tanto, e dato che mi amo l'allenamento, amo comunque avere un obiettivo quando entro in palestra. Penso che se andassi in una fase di mantenimento in cui divento felice del mio fisico, rischio che poi vado in palestra tanto per andare in palestra e non mi sforzo più di che. Invece a me piace proprio utilizzare questo obiettivo, pormi un obiettivo, ad esempio migliorare le braccia, migliorare le gambe, migliorare gli addominali, per veramente tenermi al 100% focalizzato anche quando entro in palestra. È qualcosa che magari nei prossimi 1 o 2 anni avrò, ne sentirò meno il bisogno e sarò ancora più soddisfatto, però in questo momento ho ancora tanto lavoro da fare. Christian B, come hai organizzato la creazione del sito, grafiche per YouTube, foto ed intro? Hai contattato qualche programmatore esperto? Allora, vi dirò la verità. Ho lavorato tantissimo e ho fatto tutto da solo, tutte le grafiche che vedete, le intro, tutto il sito, ho fatto tutto da solo, ragazzi, perché tanta gente vuole iniziare qualcosa, pensa a qualcosa e poi inizia a pensare: ah, aspetta, però come faccio? Devo pagare un programmatore, non ho i soldi, come faccio? Ragazzi, ci sono due cose: esiste internet e esiste la vostra forza di volontà e quanto lavoro volete metterci. Se volete iniziare un'attività, potete andare su internet, imparare come fare il sito, imparare le diverse cose di come creare un intro, imparare come fare delle cose più grafiche. C'è un sacco di informazione gratuita là fuori su Google, su YouTube, e io ho fatto tutto da solo. Ho iniziato a vedere video su come creare un sito, ho provato diverse piattaforme, ho fatto su tutto senza dover spendere niente. Quello è il primo passo. Poi passi a dover aumentare la qualità del sito, e quella è una cosa che dovrò fare. E in caso, se è un'attività a livello economico produce allora dei soldi, allora lì reinvesti i soldi nel tuo business in modo da aumentare la qualità e in modo da riuscire a portare dei contenuti ancora migliori per tutto l'audience. Ma all'inizio, se non avete soldi, non potete farlo un problema. Quindi ho iniziato tutto, il mio sito è creato con WordPress, che è una piattaforma gratuita, devi solamente pagare per il hosting. Quindi ho fatto tutto, tutto è stato in base al tempo che ci ho messo dentro, al tempo e l'effort mentale che ho messo io dentro per creare tutto. Ma ovviamente dovrai fare dei sacrifici, magari, che ne so, vai a dormire più tardi, ti svegli prima, queste cose qua, ma è inevitabile. Quindi ho creato tutto da solo, consiglio anche a voi: se avete un'aspirazione, iniziate a lavorare, non fate scuse di soldi o che so io, perché trovate tutto gratuitamente su Google. Due o tre persone mi chiedono: ciao Giulio, ho iniziato a seguirti da poco e già i tuoi video sono una droga, spero in positivo. Ammiro il tuo stile di vita e spero un giorno intraprendere la tua strada. Allora, devo iniziare qui dagli inizi, di quando stavo al liceo. Ho fatto più o meno un liceo scientifico, ma comunque internazionale, quindi già parlavo più o meno inglese, lo sapevo molto meglio che se fossi andato a un liceo italiano. Da lì avevo due opzioni: avevo l'opzione di rimanere in Italia, andare all'università in Italia e fare ingegneria, oppure provare di andare all'estero, in UK, dove le università sono molto riconosciute a livello mondiale, dove anche ingegneria è insegnata in modo molto più pratico. E facendo due per tre ho deciso di andare in UK, di provare un'esperienza completamente diversa, di provare uno stile di vita completamente diverso, perché soprattutto, devo dirlo sinceramente, perché i livelli di università, comunque di riconoscenza mondiale delle università inglesi, è più elevato rispetto all'Italia. Questa è una cosa che dico quasi amareggiato, perché ragazzi, io amo l'Italia, amo il mio paese e vorrei veramente che il nostro livello di educazione, di università, tutte queste cose venisse molto più spinto in avanti, perché noi giovani in Italia in questo momento abbiamo molte difficoltà economiche, lavorative, anche semplicemente a livelli di studio. Non c'è così tanta organizzazione, struttura e forza di fare rispetto qui in Inghilterra. Vieni in Inghilterra e vedi che tutto è creato in modo da permetterti di entrare all'università, di studiare tanto, perché ragazzi, studio tantissimo,
però per poi trovare un lavoro, per poi mettere in atto tutto ciò che ha imparato all'università di pratico e di teorico. Quindi è come se avessero creato tutta questa scaletta, passo per passo. Entri all'università, studi tanto e ti diverti, poi vai a fare un'esperienza lavorativa, poi puoi tornare per fare il master e poi verrai assunto da qualche impresa. Quindi tutto questo è proprio tipo un canone, tutta un'ottica che ti prende il giovane ragazzo che a 18 anni non sa niente della vita e piano piano gli fa fare esperienze, 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 esperienze per poi immetterlo nella realtà lavorativa. Questo è quello che mi è piaciuto un sacco del UK e sono contentissimo della scelta che ho fatto, quindi se alcuni di voi ci stanno pensando vi dico veramente fate una ricerca, vi lascio due diciamo indirizzi che potete andare a vedere, ucas.com se volete informazioni su università, corsi, ranking delle università qui in Inghilterra, anche se non parlate troppo bene inglese, però vedrete che se volete veramente migliorare e volete veramente fare questa esperienza, arriverete in Inghilterra con un open mind e imparerete un sacco l'inglese in fretta. Quindi c'è quello. Seconda cosa, se pensate di aver bisogno di un mentor passo per passo, allora c'è Project Access, che in realtà ho un mio amico che è a capo, è il manager della sezione italiana. Quindi se voi siete interessati a fare un percorso simile al mio di andare in Inghilterra, vi consiglio ucas.com, Guardian University Ranking Tables per andare a vedere il ranking dei diversi corsi, oppure semplicemente Project Access che vi guida dall'inizio alla fine, vi danno un mentor, un ragazzo che già sta qui a una di queste università inglesi, non costa niente, dovete semplicemente fare un'applicazione, ma molto probabilmente vi verrà dato un mentor. Quindi se siete interessati, smettete di stare seduti e iniziate, fate qualcosa, dovete metterci dentro il duro lavoro, dovete prendere azione perché il primo passo è quello più difficile. Una volta che fate il primo passo, vedrete che piano piano continuerete a fare piccoli piccoli passi e questo vale per lo studio, se volete trasferirvi all'estero, se volete iniziare una vostra attività, se volete iniziare un vostro canale. Detto questo, io penso di finire qua il Q&A, se state ancora guardando vi ringrazio tantissimo, è lunghissimo, lo so, e mi dispiace, quindi veramente apprezzo molto se state qua ancora che guardate. Lasciateci un like se vi è piaciuto questo video, qualsiasi commento tra quelle domande che vi ho chiesto, eccetera, eccetera, lasciatelo qua giù nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e, come ho detto, se volete contattarmi molto probabilmente rispondo a tutti i commenti sotto le mie foto di Instagram, Instagram Messages e Facebook Messages sono abbastanza intasati, provate, ma non posso dire, cioè non posso garantirvelo perché comunque provo a rispondere a 30 messaggi al giorno, ma l'input è più di quello, quindi è una confusione. Se invece qualsiasi domanda sulle schede di allenamento personalizzate o di dieta personalizzata, allora quello per email. Detto questo, voglio ringraziarvi tutti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!